Ho visto il film Gaby proiettato all'interno del festival Mix Milano. Mi ha fatto lo stesso effetto del dolce preso al bar dell'ufficio, un prodotto semi-industriale fatto con molto mestiere, anche nella bella presentazione. È una commedia in cui vediamo l'insegnante di yoga Jen, che stanca di aspettare l'uomo giusto, chiede all'ex amore di liceo, ora apertamente gay, Matt, di aiutarla ad avere un figlio. Ora, tutto potrebbe rientrare nella normalità della procreazione assistita, con il contorno di medici, cliniche, analisi, eccetera, se non fosse che Jen desidera concepire il figlio attraverso un rapporto sessuale. Matt accetta, innescando così la sequela di episodi che rende la commedia Gaby brillante secondo convenzione. La relazione sessuale tra i due amici inizia in modo impacciato e rudimentale. Così i due si iscrivono a siti per cuori solitari, allo scopo di avere appuntamenti come riscaldamento per l'attività procreativa. Tutto sembra procedere e dare nuovo impulso alle loro vite, anche in campo lavorativo. Jen cerca di introdurre un nuovo stile di yoga nella palestra in cui insegna e Matt elabora avventure e fumetti del supereroe di sua invenzione che si chiama Gaby. Ma quando, anche dopo tanta pratica sessuale, Jen non resta incinta, i due accettano l'aiuto di Nelson, uno dei molti amici consiglieri che ruotano attorno alla coppia. Nelson interviene con un sistema meccanico di inseminazione. E qui, dal mio punto di vista, la brillantezza della commedia, che già mostrava qualche opacità nella figura di Jen, qualche volta troppo macchiettistica, si smorza in modo decisivo. La sequenza in cui Jen viene inseminata come si fa negli allevamenti, anche nella cornice confortevole del bilocale di Matt, mi ha portato fuori dalla commedia. Jen accetta di vedere se stessa come una fattrice e fa sì che anche gli altri la vedano allo stesso modo. E il barlume di dolcezza che io trovavo quasi poetico, di intesa fra umani al di sopra di tutto, che si era intravisto nell'iniziale accordo da genitori per caso, svanisce completamente, inghiottito dalla greve pragmaticità di un uomo che si masturba in bagno, una donna incubatrice in posa ginecologica alla mercé di un improvvisato medico. Il film nel complesso è piacevole e lieve, come un dolce da pausa pranzo, in cui però la cura per la bella presentazione ha causato qualche dimenticanza.